Valpigol, atto secondo. La squadra che fa sognare Torre Pellice si ripresenta in campionato davanti agli 800 del Cotta con un obiettivo preciso, migliorare il secondo posto della passata stagione. Con un organico rinforzato grazie al direttore sportivo Marco Pozzi, ma ancora senza un allenatore di ruolo, surrogato dall'esperienza di Alex Silva, i biancorossi schierano tre linee in attacco e cinque uomini in difesa davanti al portiere Pilon. L'avversario sono i Torino Bulls, una formazione molto giovane e a caccia d'esperienza. Tre reti salutano l'esordio della Valpigol.
Top scorer di giornata è Marco Pozzi, che ha segnato una volta sola, ma ha fornito addirittura 11 assist ai compagni. Primo fra tutti, Pietro Canale, autore di un settebello di gol impreziositi da tre passaggi vincenti. Bravo! Efficace sotto porta anche Lorenzo Penna, 2 gol e 4 assist. Le altre marcature sono state di Gardiol, Migliotti, Castagnieri e Rocca, tutti autori di una doppietta, e poi Cordin, Silva, Duran Varese, Bertini e Rosso, premiato come miglior giocatore. Fabiano Babolin, uomo d'esperienza dei Bulls, ha siglato la rete della bandiera. Sabato 6 ottobre, sempre al Cotta, la Valpigola è attesa ad un impegno più probante contro il Chiavenna guidato da Pavel Kaučić.